Ricordo che lui disse, anche quando nella stagione di cespugli anch'io piantai il mio, disse: è inutile, perché la storia della DC è stata grande, ma noi rischiamo di rivederci solo ai funerali, anzi non ci rivedremo nemmeno più. Ecco, voglio dirlo oggi, queste cose che io ricordo e che vi trasmetto, perché non mancherebbe altra occasione di farlo, vi danno il senso di una diversità profonda. Era grande perché era diverso da tutti noi, diverso dagli altri, capace dell'esercizio lungimirante e autorevole del potere. Noi siamo qui per dire grazie a Remo Gaspari, ad un grande uomo politico, ad un grande cattolico, ad un grande democratico cristiano, ad un uomo che ha servito la politica e non se n'è mai servita, e l'ha voluta servire, come ha detto il ministro Rotondi, fino all'ultimo della sua stagione. Dopo 20 anni dall'abbandono del Parlamento, non terminava mai il suo servizio per gli altri, e questo suo modo di intendere un anelito autentico di solidarietà. Un protagonista assoluto della storia del nostro paese che non dimenticheremo mai. Essere qui è la forma di riconoscenza più vera di un popolo che vuole ricambiare l'amore che Gaspari nutriva per la sua terra e per la sua gente. Diciamolo pure, con lui probabilmente oggi tramonta una stagione politica indimenticabile, forse irripetibile per la nostra regione. Tutti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona al suo fianco ne siamo consapevoli profondamente. Quindi lascia una capacità per l'Abruzzo di crescere, di essere cresciuto, di essere quello che è oggi. E nello stesso tempo cosa lascia? Lascia un modello comportamentale infallibile, forse la lascia più forte. Per caso, la politica era permeata l'umanità. E l'umanità